Un saluto a tutti, oggi sabato 29 maggio 2021, procedo con un piccolo video veloce di servizio, lo chiamerei io. Tra pochi giorni ricorre la festa della Repubblica, il 2 giugno, Repubblica fondata sulla Costituzione, sui valori democratici, della nostra nazione, sulla libertà di espressione, sulla libertà di ogni cittadino. E questo serve come piccola premessa per rappresentarvi che sono venuto a conoscenza proprio ieri mattina, che in questi giorni ricorre spesso il fatto che il candidato sindaco della lista avversaria, il dottor Amiconi René, ha subito diciamo, un atto non giustificabile per nessun motivo. Comunque ha avuto una lettera anonima per cui si sente non più tranquillo e lo ha rappresentato ad alcune persone che me lo hanno riferito, per cui voglio prima di tutto esprimere la solidarietà allo stesso, perché ovviamente qualsiasi atto che mina la serenità familiare non può essere accettato in nessun modo. Ma nello stesso momento voglio comunicare pubblicamente che questa cosa a me preoccupa molto, per cui ho proceduto ieri stesso, non appena sono venuto a conoscenza anche di dettagli abbastanza puntuali che saranno le autorità competenti a valutare, ho provveduto a fare una segnalazione formale a mia firma, chiedendo alle autorità competenti di verificare questi episodi, perché ovviamente se rispondente al vero possono minare, diciamo, l'andamento libero e democratico anche di una piccola elezione come la nostra, il che non è giustificabile. La libertà e la manifestazione di pensiero è sancita dalla Costituzione, quindi va tutelata da tutti. E da me per primo, che sono al momento sindaco e quindi un'autorità pubblica, che se è a conoscenza di questi episodi deve assolutamente intervenire e fare quanto di competenza. E ho provveduto quindi a fare una segnalazione presso la competente autorità della Repubblica, e presso la caserma dei carabinieri di Cerchio. È evidente che se ci sono state lettere anonime, minatorie, addirittura con minaccia di morte, non è possibile accettarlo in nessun modo, ma è una garanzia che serve alla persona stessa che le ha ricevute, ma in generale a tutti, perché non è questo certamente un sentimento democratico che, anche di scontro, se volete, vivace, forte, ma che può essere accettato. Non esiste per nessuna ragione al mondo che si possa minare la serenità personale di qualsiasi individuo con metodi e modi che non appartengono al confronto, sia pure feroce, sia pure con una dialettica forte, ma sempre nel rispetto della contrapposizione democratica. Per cui volevo fare questa comunicazione pubblica perché vorrei che non venga strumentalizzata nei prossimi giorni. Ho provveduto a chiedere all'autorità giudiziaria di verificare questi episodi, di accertarne prima di tutto ovviamente la fondatezza, quindi se rispondendo a verità, e poi ovviamente di accertare anche gli autori, perché non è possibile che si possano fare queste cose. Questa era una mia comunicazione che volevo fare. È evidente che con la nascita della Repubblica siamo stati chiamati tutti a rispettare quelli che sono i valori e quelli che sono i dettami della Costituzione italiana. Costituzione che deve essere sempre il punto fermo su cui noi ci dobbiamo confrontare. Una persona importante, il presidente forse più amato della Repubblica, il presidente partigiano Sandro Pertini, diceva che la coerenza è comportarsi come si è e non come si è deciso di essere. E quindi in ogni circostanza e di fronte a tutti un uomo deve essere libero, perché solo con il rispetto della libertà e il rispetto degli altri si può vivere con una grande serenità. E ci ricorda spesso, e ci ha ricordato spesso in alcuni discorsi, che dietro ogni articolo della Costituzione
ci stanno centinaia di giovanotti e di giovani che hanno lasciato la loro vita per il valore della resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra, è una conquista che dobbiamo difendere in ogni momento e costi quel che costi. Quindi la libertà di espressione, la libertà di candidarsi, la libertà di poter essere anche contrapposti nel rispetto delle regole democratiche va sempre diciamo difesa. Ecco qui quindi il significato della mia segnalazione e il significato anche di una richiesta di accertamento veloce alle autorità giudiziarie, perché non è possibile accettare che ci possano essere questi gesti, ovviamente se questi gesti, se queste lettere sono state fatte, vanno condannate e immediatamente accertate, vanno accertati gli autori e vanno poi condannate anche nelle forme che la legge prevede. Questa era la mia comunicazione, buona giornata a tutti, a presto, ci risentiremo per altri video che riguarderanno le elezioni comunali.